Sfogliando questa mattina, cari telespettatori, la mazzetta dei giornali, mi sono trovato davanti titoli cubitali, L'Avvenire addirittura aperto a tutta pagina con la notizia di un'operazione eccezionale che potrebbe aprire nuovi varchi alla medicina. Di che cosa si tratta sostanzialmente? Negli Stati Uniti, a Oakland, un paziente di 44 anni affetto dalla sindrome di Hunter è stato praticamente sottoposto ad un intervento che modifica in profondità il suo DNA. Ma io sono un profano della materia e mi sono perciò rivolto ad un immunologo di grande spessore che conosce molto bene la materia, che è stato ordinario di cattedra all'Università di Cagliari, il professore Sergio Del Giacco. Senta, professore, una domanda che le vorrei fare, banalissima, ma che serve secondo me a chiarire un po' le idee ai nostri telespettatori, è questa. Che cos'è innanzitutto questa sindrome di Hunter e a che cosa è dovuta? Allora, la sindrome di Hunter è una di quelle patologie che si chiamano da patologie dei lisosomi, che sono degli organelli, piccoli organi che sono all'interno delle cellule, che contengono degli enzimi che servono a tagliare, a digerire delle molecole, e in questo caso nella sindrome di Hunter delle molecole di polisaccaridi. Quindi la sindrome di Hunter fa parte delle cosiddette mucopolisaccaridosi, di cui se ne conoscono vari tipi, addirittura 360. Quella di Hunter se ne conoscono 6 o 7, ed è una malattia genetica, cioè è trasmessa dal cromosoma X, che è quello che determina il sesso assieme al cromosoma Y, come voi sapete, cioè due cromosomi X danno luogo a un soggetto di sesso femminile, il cromosoma X più Y dà luogo a un soggetto di sesso maschile. Quindi se un maschio eredita un cromosoma X malato con il gene deficitario per la digestione dei mucopolisaccaridi, acquisisce la sindrome di Hunter, che è legata appunto a un deficit di questo gene che si trova su una parte del cromosoma X che serve a digerire i polisaccaridi, e quindi questi polisaccaridi non vengono eliminati dal nostro corpo e si possono accumulare in vari organi, principalmente nel fegato, nei polmoni, nel cuore, nella mucosa, nella pelle, e determinano varie malattie a seconda di dove si accumulano maggiormente. Naturalmente è una malattia che si manifesta, se essendo congenita, precocemente, non proprio alla nascita. Nelle forme più gravi si manifesta dopo un anno o due di vita, 2 o 3 anni di vita, e invece nelle forme meno gravi si manifesta un po' più avanti con gli anni. Senta, Quindi professore, le volevo fare questa domanda. Come hanno operato questi genetisti, questi chirurghi? Insomma, come hanno operato l'equipe che è intervenuta? E in che cosa consiste effettivamente l'intervento? praticamente diciamo, in tutte queste malattie genetiche lo scopo è quello di modificare il gene malato. Quindi i tentativi fatti fino adesso in che cosa consistevano? Consistevano nel prelevare dall'individuo malato
nelle cellule staminali, quelle originarie che danno luogo a tutte le cellule del nostro corpo, quindi quelle che vengono fatte all'inizio della nostra vita, cioè quando, alla fase embrionale della malattia, che poi dopo rimangono persistenti nella vita adulta, le cellule staminali, poi in laboratorio, come si dice in vitro, cioè facendo degli esperimenti di laboratorio, si modificava il gene inserendo nella cellula degli enzimi che tagliano il DNA e al posto del gene malato inserire il gene sano e poi reintrodurre le cellule nel corpo dell'individuo, sperando che queste vadano a finire nella zona buona, che producano gli enzimi malati o altre sostanze malate. In genere finora si è fatto per malattie di tipo enzimatico, come per esempio nell'immunodeficienza dovuta professor alla carenza. Giacco, senta un'altra e cosa. E quindi in questo caso, mentre prima si facevano degli esperimenti in vitro, in questo caso qui di Oakland, cosa hanno fatto i genetisti? Hanno preso dei virus attenuati, che sono quelli che portano all'interno del nostro corpo gli enzimi nuovi, sani, e li hanno dotati dell'enzima buono, diciamo, e di un'altra sostanza che serve, arrivando all'interno del corpo, a tagliare il DNA. E li hanno iniettati direttamente nel corpo. Quindi l'intervento non è stato in realtà un intervento chirurgico, è stata una infusione di miliardi di virus che portano questo enzima nuovo, farlo arrivare al fegato e modificare lì quando arrivano, con delle tecniche che si conoscono da Senta, vario tempo. L'ultima domanda. Allora, perché bisogna aspettare 3 mesi prima di pronunciarsi definitivamente sul risultato dell'intervento? E ci possono essere dei pericoli? Insomma, è sperimentata più o meno questa terapia o no? Questa terapia non è la prima volta che viene fatta, diciamo, quindi non è sperimentata, se non in alcuni animali nei quali ci sono stati risultati abbastanza buoni, ma non, diciamo, univoci. Nel senso che cosa può succedere? Perché bisogna aspettare 3 mesi? Prima di tutto bisogna aspettare per vedere se questi virus riescono effettivamente a portare all'interno delle cellule epatiche che noi vogliamo colonizzare, diciamo, questa sostanza nuova che porta queste, diciamo, queste forbici, non so, l'avrete sicuramente letto sui giornali, si chiamano zinc finger nuclease, cioè sono un enzima che taglia il DNA lo viene tagliato e al suo posto viene messo il gene nuovo che è portato dal virus. Okay. Quindi bisogna vedere prima di tutto se deve passare un mesetto perché questo avvenga e le cellule ricomincino a funzionare. Poi vedere a livello generale cosa succede. Qual è il pericolo? Che intanto non vadano a finire, non funzioni l'inserimento del virus nelle cellule. Secondo, diciamo che funzioni, però magari non tagli al posto giusto e il virus venga messo da un'altra parte. Quindi si può dare luogo a una cellula malata che porta altri danni, oppure a una cellula modificata per cui il sistema immunitario non la riconosce più e quindi la voglia distruggere. Se tutto questo non avviene, allora può darsi che, invece speriamo, anzi che sia così, che l'attecchimento funzioni e quindi l'enzima comincia a essere prodotto. Basta che poche cellule, diciamo circa l'1-2% delle cellule del fegato, venga colonizzato perché si produca un po' di enzima, digerisca i mucopolisaccaridi e il paziente non abbia più questo accumulo, diciamo, di polisaccaridi nei tessuti. Naturalmente, essendo una persona di 44 anni, non si può sperare che guarisca, perché ormai i danni che lui ha avuto sono tanti, perché mi pare che sia stato operato numerose volte per vari accumuli di malattie. Quindi speriamo che almeno si fermino fermi la progressione. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci.